l'amministrazione porta avanti un progetto su cui si deve credere e riteniamo fondamentale. Anzi, se serve il nostro apporto, ce la metteremo tutta, che è quella della raccolta differenziata. Non avremo i frutti adesso, ma ne avremo probabilmente fra qualche tempo, e dobbiamo lavorare in questo senso, ci fa piacere. Anzi, magari avremmo gradito forse un coinvolgimento, perché credo che anche nel fatto di informare, far conoscere la gente, visto che comunque rappresentiamo il 41% della popolazione, magari un cenno forse non avrebbe fatto male. Siamo un'opposizione, ma non è che siamo i galli arrabbiati, anzi, vogliamo dare un contributo fattivo anche in questo senso. Ci dispiace, ce ne vuole, perché siamo stati esclusi. Forse si dimentica questo fatto, che la metà della popolazione comunque ci ha votato e dobbiamo rispondere anche noi, benché voi vi rappresentiate tutti quanti anche bene. Altro discorso interessante è quello che avete portato avanti come, io ho assistito a una riunione, come associazione di commercianti per rivalutare. Una cosa che mi ha fatto molto piacere, un peccato che in una riunione dove finalmente si è riusciti a raccogliere parecchie persone, quello che doveva dire l'amministrazione e che poteva fare effettivamente per il commercio del territorio non l'ha fatto, e cioè dire che cosa poteva fare in termini di infrastrutture. Si è parlato di riunire, di statuti e quant'altro, quindi anche lì si poteva dire: riqualifichiamo dove ci sono la zona, dove ci sono i negozi, dove ci sono le attività commerciali, vediamo se non è il momento il contributo per il marciapiede lato est, diamo una riqualificata a quella che è la parte centrale, dove ci sono gli esercizi commerciali, che comunque pagano le tasse nel nostro territorio. Questo potevate dire, questo potevate mettere in questo assestamento di bilancio, senza nulla togliere a quella che era la vostra concettualità. E anche questo ce ne vuole, perché se da un lato ribadisco al dirigente, e sicuramente mi trova favorevole a riunire i commercianti per rendere più forte il nostro commercio, la nostra economia locale fatta di piccole persone che soffrono, d'altro canto non si mettono in atto quelle che sono le prerogative di un'amministrazione, che vuol dire dare l'indirizzo e dare man forte dove serve nella parte infrastrutturale, che permette all'utente di non andare a comprare nel centro commerciale, ma andare a comprare sulla parte dove almeno ci si cammina a piedi, dove c'è un'illuminazione decente. E invece no, nulla di tutto questo. Lo concludo, credo che questo sia, spero che adesso sia rimarcato e sia un vostro impegno di qui avanti. Sicuramente non ci trovo d'accordo su questa destinazione delle somme oggi, riteniamo un assestamento sbilanciato, passato il termine. E per questo dichiaro il nostro gruppo voterà contrario, per questo motivo. Ringraziamo tutti, ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, intervengo io come consigliere. Io parzialmente qualcosina. Ok. Allora, risposta a Tosti, io nel 2014 direi che non ci sono più, gli investimenti vanno fatti sul territorio, totalmente sul territorio comunale. Non ci sono bilanciamenti, quindi diciamo che il territorio è uno solo e quindi non riteniamo utilizzare termini campanilistici, quindi sbilanciarci su frazioni e su centro storico, quindi diciamo non da questo punto di vista. Per quanto riguarda per rispondere, io sono molto sintetico. Per quanto riguarda Corradetti, l'amministrazione in merito all'associazione commerciale è stata solo di stimolo, quindi ha fatto una cosa che in altri comuni non è stata fatta, sono partiti autonomamente i commercianti. Ringraziamo il consigliere Gagliardi che è stato a fianco ai commercianti e che ha fatto in modo che cresca questa associazione. La nostra amministrazione ha dei progetti molto ambiziosi di supporto a tutti i commercianti e che nel tempo andremo a spiegare. Ci fa piacere che chiedate questa collaborazione e saremo da adesso in poi, grazie alla vostra dichiarazione, saremo molto più disponibili a condividere perlomeno le cose più importanti di cui riteremo importante metterli a conoscenza. Prego, assessore. Ah,
Timbrano il codice commerciale che per marciapiede e noi non abbiamo assolutamente deciso di non farlo. Noi abbiamo deciso, invece io ricordo quando sono stato al codice con le firme che i commercianti volevano qualche, verificare se era possibile realizzare qualche posto auto sul lato opposto della strada per consentire a qualcuno di fermarsi e recarsi dall'altra parte al negozio. Quindi questo mi pare che è opportuno che l'amministrazione lo possa fare. Tra l'altro era quasi, diciamo, non ha prodotto nessun danno perché, come voi sapete, il vero nostro nemico è il patto di stabilità. Il patto di stabilità è ciò che ci toglie la sovranità. In quanto che ci impedisce di spendere, anche se abbiamo soldi ci impedisce di spendere. Quindi io sono stato adesso a un convegno in Ascoli su questi argomenti, sulle riforme pubblica amministrazione, contabile, eccetera, e questo è il punto. Quindi noi non abbiamo fatto altro che privilegiare, tra l'altro, una di fare subito, non è abbiamo deciso di fare una e di non fare l'altra. Quindi abbiamo deciso di fare subito una cosa che è effettivamente, a mio avviso, una priorità, perché è un pugno nello stomaco di chi vive nel centro storico. Per il resto credo che, adesso verifichiamo, realizzazione opera pubblica nel centro storico, però io vorrei far rilevare anche qui che ho visto che c'era un progetto su cui stiamo lavorando, del Parco della Rimembranza, dove si tratta di acquistare delle aree, eccetera, e credo che vada sostenuto un progetto con più determinazione, con più decisione, perché anche questo è un progetto qualificante, essenziale, importante per il paese, non solo per il paese centro storico, ma anche per la nazione, perché sono molti quelli che vengono d'estate, soprattutto nel Parco della Rimembranza. Quindi siamo all'inizio, verifichiamo se poi in futuro con le altre somme che avremo a disposizione, perché stiamo anche pensando già di progettare e lavorare per rispondere alle esigenze di tutto il territorio, insomma, anche il centro storico. Siamo un po' prematuro dire che rileggiamo una parte del territorio. Se consideriamo che sono sei mesi che vi siete insediati, tre opere, però avete costato addirittura, avete stornato proprio dal coso. Io vedo i dati crudi, poi dopo vuol essere pure che ci sbagliamo. Ora, finito uno, parliamo, chiede la parola, Finito. Voglio dire una cosa, per esempio. Voi sapete che il nostro problema sono gli assessori di bilancio, come soldi, no? E poi dopo l'altro problema è quello di spendere. Però un altro, il primo di tutto è trovare i soldi. Io ho visto, per esempio, che noi dipendiamo molto da due o tre decisioni importantissime. Situazioni importantissime, 140.000 euro da un fallimento, 145.000 euro da un ammortizzante e poi il discorso di tutto l'impagato, l'evasione su cui stiamo lavorando. Se noi recupereremo somma in questo senso, penso l'amministrazione deciderà della risposta ai problemi ci sono sulle donne. Ok, grazie Assessore, prego. Allora, vorrei precisare che la mia non era una polemica. Nessuno ce ne guardi più dal discorso di campanilismo, di assolutamente. Il discorso è quello, io quotidianamente controllo gli atti amministrativi, quindi è vero che effettivamente c'è uno sbilanciamento verso una parte. Ma non è che è un rimprovero, è un dato di fatto, ma basta andare a vedere le delibere, cioè non è che le delibere, le termine, basta vedere, basta fare due conti, uno più uno è uguale a due. Ma che sia chiaro, non è una situazione che uno sta contestando, perché qua bisogna essere chiari, che l'amministrazione, la maggioranza siete voi, e siete voi che decidete, noi siamo la minoranza, noi possiamo solo esclusivamente far presente quelle che sono le cose che notiamo, se poi dopo vogliono essere prese come per dare dei giusti correttivi, ben venga, altrimenti del resto il nostro voto vale per il 50% di quello che è il consiglio, cioè il 50% di quello che è il vostro, quindi un discorso, cioè non ne guardi da fare un discorso di campanilismo. Chiudo con l'ultimo intervento mio, poi passiamo la parola al sindaco.
Giorgio Tosti, ritengo molto soggettiva la sua dichiarazione, in quanto io abito a Mozambolo da sempre e mi pare che negli ultimi 40 anni non è stato mosso un mattone l'esclusione della nuova strada che è stata fatta ultimamente dalla vostra amministrazione. Quindi voglio dire che sia, io ho visto giù sottopassi, ho visto lavori, eccetera, quindi voglio dire, si fa. Adesso noi in 6 mesi dire che un'amministrazione sbilanciata su 5 anni mi sembra un po' esagerato. Quindi consideriamo un unico territorio, lavoriamo sul territorio senza creare combattimenti. Ribadisco la mia posizione. Non c'è una forma concreta contro la legge, cioè a un certo punto però non puoi dire questo, che teatro, museo, circonvallazione, fondi per il restauro del Chiocco di Giù San Francesco, quindi non possiamo dire che non si è fatto niente in 40 anni. Io almeno negli ultimi 5 anni qualcosa ho visto, quindi non diciamo queste cose perché sarebbe è una cosa brutta, perché il discorso di un territorio che cresce, un territorio che cresce e si sviluppa con le infrastrutture è un discorso, è un discorso. Una situazione, un centro storico che viene abbellito, viene ristrutturato con le mura, viene fatto un museo con la cripta, viene ristrutturato il Polo San Francesco, viene fatta una strada nuova. Non discuto perché l'abbiamo fatto anche la vecchia amministrazione, quindi mi dispiacerebbe dire che non è stato fatto niente, mi dispiace, questo non è corretto, questa è la cosa, ma non è senza. Perché no? Perché il discorso della frazione è un discorso che l'infrastruttura è venuta con lo sviluppo. Allora, io apprezzo intanto il vostro intervento, perché è un intervento secondo me equilibrato, avete evidenziato alcune cose, su quella della maggior spesa su una parte, io ribadisco quello che è già stato detto dal Presidente del Consiglio e dall'Avvocato, Assessore Schiavi, sul fatto che ovviamente in 6 mesi siamo intervenuti con quello che poi di fatto in parte era già previsto, qual è la riqualificazione del numero del centro storico e per quanto riguarda il Parco della Rimembranza, una zona dove diciamo da decenni non si interveniva in nessun modo, si è deciso di dare un segnale significativo anche a quella zona. Abbiamo sempre detto, come ribadiva anche l'assessore Chiari, che per quanto riguarda il marciapiede, ovviamente quello di Stella per intenderci, sarà fatto addirittura con un'opera a nostro avviso migliorativa per quello che riguarda un parcheggio, quindi nella nostra intenzione assolutamente ben lungi dal non realizzare, è solo da avere un attimo di tempo, siamo qui come si diceva da solo 6 mesi, ci stiamo dannando l'anima per lavorare, per trovare denaro, per trovare finanziamenti. Stiamo facendo, credo abbiamo in ballo una decina di progetti fra di vario genere, tutti piuttosto rilevanti, anzi temo che il mio grosso timore è che non riusciremo probabilmente a completare o a in alcuni casi forse neanche iniziare i progetti che abbiamo in mente, perché sarebbe bellissimo avere il denaro disponibile per fare tutto. È chiaro che non ci nascondiamo dietro un dito, di denaro ce n'è poco, stiamo cercando di fare quella che si suol dire una amministrazione, un tipo di amministrazione creativa, no? Perché si fa di necessità virtù e quindi si cerca di intervenire sulle urgenze principali, su quelle che noi almeno come maggioranza riteniamo siano le urgenze, quindi abbiamo messo in scaletta tutta una serie di interventi e di progetti da realizzare su tutto il territorio, perché intendiamo valorizzare non il centro storico o la frazione Stella, la frazione Sant'Egidio, noi intendiamo valorizzare il comune di Mozambolo, il territorio di Mozambolo nella sua interezza. Per noi intervenire su una zona piuttosto che un'altra non vuol dire favorire una circoscritta quantità di persone, ma pensiamo, ci piace pensare che significa accrescere il valore di tutto il territorio per far sì che tutti i cittadini ne abbiano un ritorno e un godimento. Quindi
diciamo che la nostra intenzione è quella di lavorare solo e per il meglio. Per quanto riguarda il discorso di far partecipare le opposizioni, sono assolutamente d'accordo, in futuro saremo assolutamente più disponibili, ci fa piacere questa, diciamo, apertura da parte vostra anche sul fatto, sulla raccolta della differenziata, è giusto, potevamo condividere fin dall'inizio con voi. Diciamo che c'è stata una fase lunga di trattative e di contrattazione con Vicenza Ambiente, per cui siamo arrivati dopo un bel cammino importante a questa che era una determinazione di tipologia di raccolta differenziata, concordata poi alla fine grazie alla collaborazione e alla partecipazione del dottor Collina di Vicenza Ambiente, che ha fornito su nostra sollecitazione importante una soluzione che abbiamo ritenuto potesse essere confacente alle esigenze del nostro comune. Quindi è chiaro che questa fase iniziale non sarà semplice, anche sulla raccolta differenziata avremo un momento il cambiamento ovviamente suscita delle difficoltà, delle perplessità, ogni cosa che si inizia dà la sensazione di quella sensazione di incertezza in ognuno di noi. Noi speriamo e crediamo che riusciremo con la raccolta differenziata fatta in questo modo ad avere delle buone economie che consentano poi di far ritornare ai cittadini quello che era un nostro obiettivo della campagna elettorale, quindi di in qualche modo cercare di abbassare la tassazione relativa e anche tra l'altro di agire per quanto riguarda la Tari su determinati indici che possono essere quelli che consentiranno anche a famiglie con diciamo un tenore di introito meno agiato di avere degli sconti anche fin dal prossimo 2015. Quindi noi abbiamo fatto, è pur vero che non abbiamo fatto una chiacchierata con le opposizioni, e ripeto, era giusto farlo, in futuro ci ripromettiamo di farlo per altre cose di pari importanza. È pur vero che abbiamo fatto degli incontri con la cittadinanza e con la Vicenza Ambiente, quindi abbiamo allargato tutto il campo dei cittadini, quella che era la chiacchierata. Non ci siamo limitati a fare una chiacchierata solo con i rappresentanti dei cittadini del Consiglio Comunale, ma abbiamo pensato, come era nel nostro intendimento anche in campagna elettorale, di fare degli incontri con la cittadinanza, e che ripeteremo in futuro, quindi faremo ancora degli incontri su altri argomenti di interesse comune, e quindi avremo modo di collaborare con la cittadinanza, ma anche ovviamente con voi, e vi ringraziamo per l'ennesima volta per questa apertura. Io chiuderei qui. Grazie sindaco. Grazie. Allora, se non ci sono altri interventi, chiudiamo la discussione di questo importante punto. Ringraziamo il sindaco, l'assessore Marocciati, i consiglieri Tosti e Corradi. Andiamo direttamente alla votazione di questo punto. Chi è contrario? Chi si astiene? A favore? Votiamo la immediata esecutività. Chi è contrario? Chi si astiene?